Buongiorno, sono Chiara Medioli di Fabriano, sono qui con Giulia Orecchia, l'artista che oggi anima il laboratorio Bestiario Imprevedibile, e ringrazio tutti i partecipanti. Siamo qui per creare cose fantastiche, per liberarci dagli schemi. Questa è una specialità di Giulia, che è una illustratrice molto nota. I libri che lei ha illustrato sono tradotti in molte lingue. È un'animatrice straordinaria di laboratori di didattica dell'arte, e quindi è con molto Grazie. Piacere che ti accogliamo anche quest'anno a lavorare insieme. Chi è a casa e siete numerosissimi potrà abbastanza facilmente seguire le nostre istruzioni, i nostri input, e qui abbiamo in tutta sicurezza molti adulti e bambini che disegnano con noi, e dipingono, creano, fanno collage. In questo laboratorio si lavora con la carta Fabriano 5, che resiste alle tecniche umide, quindi acquerello, tempera e pennarello. La parola a te, Giulia. Grazie Chiara, a dopo. Ciao a tutti, buongiorno alle signore. Vi ho preparato dei fogli su cui disegnerete. Sono dei fogli con dei pezzi di animali che sono un po' suggeriti, non sono proprio molto definiti, però vi danno alcuni elementi e tutto quello che manca glielo aggiungete voi. Vi faccio vedere, per esempio, questo qui sarebbe l'elefante. Questo qui sarebbe, vediamo un po', il coniglio. Però io vi chiederò di scegliere una testa con una coda diversa. Quindi, adesso con molta calma, ognuno di voi verrà qui, si sceglierà una testa e una coda. E poi creerà il suo animale, una bestia assolutamente imprevedibile. Su ogni pagina delle code c'è un'etichetta. Su questa etichetta voi potrete scrivere il nome dell'animale che avete creato, dove abita, cosa mangia, quali caratteristiche ha, magari è un dormiglione, magari puzza, non lo so, magari mangia solo fiori, non lo so, potete inventarvi quello che volete. Per fare questo disegno avete a disposizione una bellissima palette di colori che potete usare. Se li diluite tanto diventano come degli acquerelli. Se li diluite poco e li mescolate tanto vengono fuori dei colori coprenti che possono coprire anche tutto il grigio che avete. Perché è chiaro che se dovete disegnare questo cavallo mancano parecchi pezzi, ma li potete fare coi colori. Potete fare baffi, orecchie, piume, penne, pellicce colorate, potete fare animali a righe, animali a pois, animali scozzesi. Siete assolutamente liberi. L'unica cosa è che vi dovete scegliere i due fogli su cui lavorare e inventare. Massima libertà. Adesso è un po' complicato, abbiate pazienza. Uno per uno potete venire a scegliervi i due fogli su cui lavorare. Lucrezia ci aiuta. Cominciamo da questo tavolo. Cominciamo da una grande che si può scegliere una testa e una coda. Adesso voi farete il vostro disegno, però se non ci fosse il problema del Covid, poi potreste anche scambiarvi code e teste e farne mille diversi. Però stavolta non si fa, lo faremo la prossima. Per quelli che sono a casa, stessa cosa, stampare una testa e una coda e poi coi colori che ci sono in casa completarlo. Si può fare anche col collage. Posso dare un consiglio? Non c'è bisogno di disegnare con la matita, si può andare direttamente col colore. Divertitevi. Ecco Federico, prova a fare, se fai il colore bello denso,
riesci anche a fargli il collo, oltre che colorare nel bianco, puoi colorare anche sul grigio. È un bellissimo lupo con la faccia verde e la coda gialla. Vai tranquillo. Puoi fargli le zampe verdi, come questa, e poi qui puoi andare col giallo, guarda, facciamo così. Così diventa. Vedi? Così gli fai il collo. Il collo è qui. Vai. Poi aspetta. E poi vai avanti tu. Fai il colore bello denso. Avete domande? No. Ma che bello. Se qualcuno ha da dire qualcosa, mi chiami, eh? Potete provare a usare qualunque tecnica, adesso queste qui abbiamo usato gli acquerelli, però si possono usare anche le matite colorate, i pastelli a cera e una cosa molto bella è usare il collage, per esempio. Se voi avete una vecchia rivista potete ritagliare dei pezzetti di carta colorata estraendoli dalle fotografie colorate e usandoli come pezzi per costruire l'immagine. Potete fare per esempio delle piume usando pezzetti di fotografia, oppure potete fare i baffi usando dei fili incollati. Ma qui stiamo usando le tempere. Guarda che bello, qui, dove il colore si mischia con il nero. Sai che cosa puoi fare? Con il pennarello nero puoi andare avanti a fare queste righe e fare tutto righe anche questa parte del corpo. Guarda. Di questo colore? È del colore che vuoi. Puoi continuare le righe. Diventa un lupo tigrato. Vedi? Questa macchia l'ho fatta io. Beh, qui colora un po' di nero la pancia del lupo. Ecco. Adesso puoi mettergli ancora un po' di verde e un po' di rosso qui, come hai fatto qui, che è bellissimo.
sapete che alcuni animali hanno tipo delle specie di tatuaggi, tipo di cobra? Sì, giusto. Dai, fai il lupo tatuato, bellissimo. Ecco, anche questo qui è un gatto un po' tatuato. È un gatto patchwork. Esatto. Oh, che bello quell'uccello cavallo. Gli hai fatto le ali. Cosa sono? È una cresta o sono le ali? No, queste sono. Ah, ecco. Ah, però, gli hai aggiunto anche lo squalo oltre che la tigre. Fantastico. Aha, brava. Sarà divertente poi scrivere la descrizione di questo. C'è gli speroni. C'è gli speroni. Allora fagli anche queste zampe qui. C'ha le unghie. No, manca la descrizione, manca l'etichetta. Dicevi? No, non ho capito cosa dicevi tu. È molto bello come hai mischiato il bianco con col grigio, il fondo grigio, che un po' c'è, un po' non c'è, sembra veramente fatto a collage. Manca l'etichetta. È venuta una bestia pericolosissima, eh? O no? Un po'. Un po'. Vabbè, tra 10 minuti è finito. Non vuoi chiudere queste righe? Ah, sì, sì. E poi devi mettergli almeno il nome. Come si chiama sta bestia? Qui c'è l'etichetta, puoi mettergli come si chiama, dove vive, cosa fa, cosa mangia. È mezzo lupo e mezzo tigre, per cui potrebbe chiamarsi bellissimo, varano di lupigre. Basta, perfetto.
non aggiungere altro. È bellissimo. Quando arrivi a casa te lo scocci e te lo appendi. Gli faccio la foto. Lupigre è bellissimo. Fa un po' paura, ma insomma. E così, se hai finito e vuoi andare a bere, puoi andare col tuo disegno. Non hai finito, allora continua. Tempo ce n'è. Ti manca solo il nome. Aspetta, c'è un po' di Scottex. È stupendo. Che animale è? È un gatto o una tigre? Un gatto. Un gatto. Con le ali. Con la pelliccia da leopardo e da tigre. È un tigropardo? Ti va bene tigropardo come nome o hai un nome più... Tigropardo. Lo scrivi tu? Nell'etichetta? Lo scrivi tu nell'etichetta? Lo scrivo io? Tigropardo. Tu come ti chiami? Bianca. Di Bianca? No. Tigropardo volante, perché ha le ali. Ok. Puoi andare col tuo tigropardo. Anche tu hai finito? Squalo tigre mangia carne, vive nei fiumi e alcune volte esce. E quando esce si salvi chi può. È così? Bellissimo, è bellissimo. Hai qualcuno che ti aspetta fuori? Sì. Sì. Com'è stato questo gioco? Divertente. Bene. Ciao. Ciao. Anche tu hai finito? Sì. Tu come ti chiami? Samuele. Samuele. Allora. Lupus lupis, cibo, scatolette di tonno. Dove vive? In Germania. Cosa fa? Entra nelle case a cercare cibo. Anche questo mi sembra abbastanza pericoloso. Però scatolette di tonno. E se trova scatolette di sgombri o scatolette di fagioli? Non mangia. Digiuna. Allora, in una parola, com'è stato questo gioco? Mi è piaciuto. Non ti è piaciuto? No, mi è piaciuto. Ti è piaciuto. Vabbè, devi aspettare che asciughi il colore. È molto bello, Samuele, proprio bravo. Glielo fai, sì, tamponalo un pochino, giusto. Questo qui non deve essere. Vabbè, ma fa parte del. Cioè, le opere d'arte hanno sempre qualche imperfezione, se no sarebbero fatte a macchina. Invece queste sono fatte a mano. Grazie. Arco Pic, vivo nella tua fantasia. A volte no. Mi nutro di arcobaleni e porto i colori ovunque. Accipicchia, che poetico. Bellissimo. Grazie. Grazie a voi. Sì.
Non lo so. Ah sì. Grazie. Com'è stato? È stato molto divertente. Divertente. Rifaccio la foto perché i bambini sono stati bravissimi. Grazie, arrivederci. Tu hai finito? Cavaniglio, habitat Pennsylvania, si ciba di insalata di carote e paglia, si divide a metà per trovare il cibo, giusto? Tu come ti chiami? Emma. Emma, quanti anni hai? 12. Ah. Puoi andare? C'è qualcuno che ti aspetta fuori? E allora vai. Ciao. E leopardo porta fortuna, voi ascoltate, eh? Mangio miele e spolvero con la coda. Lo voglio. È molto bello come ha miscolato le cose. Non ama volare, ma è un campione coi castelli di sabbia. Guarda che meraviglia questa bambina, che cosa ha fatto di bello. Ah no, non è, ah, questo è il suo. Ah, il tuo è questo. Ah, stai pensando a cosa scrivere? Piano che è bagnato, aspetta che asciughi. È un bellissimo conigligre. È un conigligre? E tu invece stai facendo... Ma fai liceo artistico? No, io ho finito triennale a Brera. Ah. Sì. Sì. In grafica d'arte. Eh beh, un po' si vede la mano, eh. Sì, ho fatto incisione. Quindi sei più grande di quello che pensavo, ma con la mascherina. Oh, caspita. Beh, allora, Elisia è fantastico. Sì, avrò Scarabotto. Certo, la Chiara Carrère. Sì, sì, è bellissima, è una scuola fantastica. Una bella fortuna. Sono stato fortunato, nel senso che ne ho presi pochi. Lo so. Aha. Sì, sì, è fresca, fresca. Io? 2 giorni? Sì, il colloquio l'ho fatto martedì mattina, giovedì sera. Complimenti e buon divertimento, perché sarà veramente bellissimo. Salutami la Chiara Carrère. Bau, lo vedo. Scarabottolo lo vedo. E tu hai fatto invece l'accademia? Sì, ho fatto scenografia. Ah. E si riuscirà a lavorare come scenografa? Difficile. Allora, fammi vedere. Soggetto 2588, giusto? 245. Ah, 2457803. Ok, habitat creato in un laboratorio. Tutto ciò che trova in casi estremi. Mamma mia, ma è fantastico. Questo è da fantascienza pura. Insomma, quasi. C'è ancora lì un po' di bagnato. Guarda, non l'avevo ancora visto il tuo coniglio. Bello. Beh, un pochino, perché io l'ho avuto come insegnante, sai, quando ero piccola. E un pochino sì, perché questa idea di avere dei pezzi, poi di unirli, è un po' quello. Insegna qualcosa, però poi il resto devi fare. Come? Ti dà una dritta.
Sì. È anche un po' la cosa di Rodari che fa la stessa cosa per le storie. Lui prende due soggetti che non c'entrano niente uno con l'altro e poi da quello parte per inventare qualcosa. E anche sulle immagini, io faccio sempre dei laboratori in cui c'è qualcosa di dato, ma poi dopo uno è completamente libero, per cui un po' di limiti ci sono, però diventa fa paura, poi si annoia. Sì. Sì, ma tu fai laboratori? Che di? No, ho fatto la product designer. E appunto la tesi l'ho fatta su Munari? Ah, beh, sai che ha insegnato, io facevo questa scuola di grafica dove c'erano tutti i grafici importanti e lui veniva si metteva in cattedra, raccontava le sue cose, era timidissimo e poi scappava via. Però, vabbè, sì. Bene, grazie. Bello, ciao. Oh, Federico, scatenato. Un sacco di descrizioni. È bellissimo. Adesso sembra un disegno di Basquiat. Sembra un disegno di Basquiat. La prima volta che ci vediamo ti faccio vedere che cosa faceva Basquiat. Era un artista che faceva delle cose un po' così. Cibo carnivoro, non me lo ricordo. Pasta al pesto. Velocità, velocissimo. Protezione. È bellissimo. Habitat. Tokyo, Sud America, Asia, Australia, Africa. E qui c'è un po' di veleno che gli esce dalla bocca. Bellissimo. Vuoi andare? O hai ancora delle cose da fare? Vive in una casetta sull'albero in Svizzera, mangia solo cavolfiori in salsa agrodolce ed è brava a pallacanestro. Beh, bella forza, c'ha le ali. Però. Andiamo avanti con la descrizione. È giusto. Abbiamo finito. Vi ringrazio tutti per aver partecipato e ringraziamo anche quelli che a casa hanno lavorato senza di noi, ma speriamo che si siano divertiti ugualmente. Grazie anche a Fabriano che ha organizzato questo meraviglioso festival che tutti gli anni arriva a Milano all'inizio dell'anno scolastico.